Salve, buongiorno a tutti. Mi spiace di dover andare in onda solamente adesso. Io ci ho provato 2 o 3 ore fa. Adesso qua sono le 17:48. Là sono le... facciamo un po' i conti. 17:4. Là sono le 21:48. Quando io ho iniziato a trasmettere prima, e quindi là erano le 17. Mi spiace di non essere arrivati a tutti voi, perché io ho fatto dal cellulare il programma online, però è risultato che poi non lo ha caricato nel mio canale radio di Spreaker. Comunque, questo episodio lo dedico in modo particolare a Amletta, che ringrazio molto dei suoi complimenti, forse non li merito tutti, e della sua bontà nel seguirmi e nell'apprezzare quello che faccio. Questo mi dà molta soddisfazione, molta felicità. Quindi, cara amica Amletta, a te oggi dedico questo programma, che mi dici che ho una bella voce, e ti ringrazio. Cercherò quindi anche di dire cose che possano valer la pena di ascoltare. E soprattutto mi piace perché in questo modo sto stabilendo dei contatti con delle persone. Cara Amletta, e cari tutti voi, e mi piacerebbe che mi diceste, come si vive in Italia adesso, per quali momenti state passando, perché sono molto curioso. Quello che si vede nella tele e si sente non sempre è così bello, ma uno non si può fare un'opinione veramente molto fedele a quello che succede. Io invece conto con che qualcuno mi possa dire come realmente vive lui in Italia, perché se dai retta a quello che dice la televisione, i giornali, non ci si capisce molto. O dicono cose di parte, oppure non dicono tutto. Sono tutte interpretazioni. Quindi poi, ecco, rinnovo quello che sempre vi dico, che se voi mi avete messo nella lista dei vostri contatti Spreaker e vedete che io non l'ho fatto, per favore comunicatemelo, perché mi è difficile trovare tutti quelli a cui io non mi sono ancora iscritto. E poi Spreaker è molto cambiato di questi tempi. Hanno cambiato la forma di vedere, per esempio, tutto quello che la propria attività di uno. E adesso mi è difficile trovare l'informazione. Hanno fatto dei cambiamenti, però non so se sono per il migliore. E quindi che dire? Ho caricato un nuovo video in YouTube, nel mio canale Santen Chan, e spero vi possa piacere. Poi devo ringraziare tutti quelli che vedono i miei video nel canale Santen Chan di YouTube, perché abbiamo superato quota 12.000 visioni. Grazie a tutti voi, è veramente una cosa magnifica.
grazie. Grazie. Ebbene, si fa quello che si può. Mi piacerebbe avere anche molti iscritti nel mio canale Sant'Enchan di YouTube. E poi più in là continuerò a fare dei commenti a dei libri che mi hanno interessato molto. E sì, perché se uno legge e poi non comparte con gli altri, a che gli serve, no? E sarebbe come sprecare i propri talenti o tenerli senza che possano servire a qualcosa. Sarebbe come riempire una cassa con dei talenti e lasciarli ossidare lì. E io invece voglio spenderli, questi talenti che magari sono pochi, però che la lettura mi può dare per condividere con gli altri. Vabbè, scherzi a parte, e adesso ho controllato per scaramanzia, perché una volta parlavo e c'avevo il microfono spento. Però, scherzi a parte, quello che mi demoralizza è la politica in Italia. Sono così creativi che non hanno limite a quello che fanno. Adesso il PD va in soccorso del PDL, cercando di non mettere dei problemi diciamo alla sentenza che riguarda Berlusconi. E io questo l'ho spiegato nel mio ultimo video che ho fatto nel mio canale YouTube Sant'Enchan. Che adesso vediamo se apro, perché poi forse anche questo programma radio va in YouTube. Io, siccome sono disoccupato, non ho lavoro, ogni tanto devo cancellare programmi da Spreaker, però non vi preoccupate, perché per tutti coloro che li vogliono continuare a sentire e ad ascoltare, io faccio il possibile che i programmi che cancello rimangano in YouTube. Quindi tutti quelli che mi vogliono sentire poi troveranno un video che in realtà ha una placca, un'immagine di Spreaker, ed è la trasmissione che ho mandato in onda in Spreaker, che va poi in YouTube. Quindi nulla va perduto. Nulla si distrugge. Tutto si trasforma, e quindi ciò che era di Spreaker. Comunque, ecco, Sant'Enchan saluta e consiglia Marco Travaglio. E questo è il titolo del video, che attualmente c'ha 46 riproduzioni, quindi l'ha ascoltato qualcuno. Spero che vi possa interessare. Sono delle mie libere esternazioni. Ecco qua il video. Chi vi parla è il vostro Sant'Enchan. Faccio questo mio secondo video di prova. Oppure provo a fare questo mio secondo video, che lo giro con il cellulare e con l'attualizzazione della app per YouTube, che in questo modo... L'altro è stato il tutorial di gastronomia voltino di carne, il mio ultimo video era quello, e in questo modo, diciamo, non passa per il computer, perché devo usare un programma per... Siccome il video dura molto, adesso non è che staremo a ascoltarlo tutto, anche perché un video si dovrebbe guardare, quindi vi invito tutti ad iscrivervi al mio canale di YouTube Sant'Enchan, oppure cercate in internet Sant'Enchan e mi troverete, così come mi avete trovato in Spreaker. Grazie a Amletta, che mi dice che ho una bella voce.
Non lo avrei mai sospettato. E poi sono molto contento del successo che ho in YouTube, 12.045 visioni, pochi suscrittori, suscrizioni, poi un sacco di canali che si sono iscritti al mio, si sono disiscritti. Vabbè, io li ho messi tutti fra la lista dei miei canali favoriti, ugualmente, ce ne dovrebbero essere molti, qualche centinaio, forse più di quelli che sono attualmente iscritti, ma fa niente. E quindi, come dire, io ho molta nostalgia di Casal Palocco, ero di lì, e poi anche Ostia, Azza, Acilia, Torvaianica, Pratica di Mare, Euro, Inferneto, Dragona, Dragoncello, Pomezia, tutto il litorale romano, che visto da Google sembra così piccolino, eppure mi ricordo che a volte dicevo, ma oggi non mi vado a uscire di andare a Fiumicino o Anzio, sono luoghi così lontani, ma così lontani, no? Anche andare all'Inferneto o all'Azza, no, oggi non esco di casa, lontano. E invece, stando molto più lontano come mi trovo io, guardando in un mappa mondiale, come vicino Casal Palocco a Acilia, e l'Azza sta lontano qualche millimetro da Casal Palocco, e Ostia, come vicina a Fregene, Pomezia, come vicina a Rocca di Papa. Si abbracciano tutti quei luoghi. Quando stavo lì era tutto così lontano, andare al centro di Roma. Vabbè, ho cambiato prospettiva. E quindi per quello mi piacerebbe sapere come in realtà si vive là. Se si vive bene, se si vive male. Come riuscite a vivere. Mi piacerebbe che voi mi raccontiate qualcosa. E mi piace proprio che la nostra amica Amleta mi ha comunicato mandandomi una risposta. Come si fa in YouTube che tu sotto la trasmissione scrivi qualcosa? Io ancora non ci ho preso la mano con Spreaker, però è un po' così che credo funzioni. Poi magari, non so, mi avrete scritto anche in il mio indirizzo di posta elettronica. E io con questo nuovo disegno di Spreaker ci devo prendere la mano. Come era prima era meglio. Nel cellulare no, è rimasto sempre poco pratico. Ma nel computer è cambiato. Poi un'altra cosa, ecco, dovrebbero fare non soltanto chi ti segue e chi segui, ma se tu sei iscritto, a quelli che tu sei iscritto, se tu sei iscritto, se sono iscritti anche loro, di mettere tutto insieme. Perché se no, leggi a parte, le tue iscrizioni e l'iscrizione degli altri a te, ma non si incrociano i dati, quindi magari tu ti iscrivi a qualcuno che non è iscritto a te, ma ti vorresti prima iscrivere ai tuoi iscritti. E non riesci a capire quali sono iscritti da te. Dovrebbero correggere questo. Io se sapessi a chi comunicarmi, mi comunicherei. Io per esempio vedo che qua sono le 18:03. I giorni si allargano, anche se in questi 2 o 3 giorni hanno fatto 28 gradi, adesso fanno molti di meno. Vediamo un po'. Guardo nel cellulare. Chi l'avrebbe mai detto? Io quando ero giovane c'avevamo quei telefoni pubblici verdi o arancioni, che adesso sarebbero arrivati questi cellulari intelligenti. Qua oggi fanno 10 gradi,
L'altro ieri o 3 giorni fa a quest'ora facevano 28. È un tempo pazzo, si va verso la primavera. Però sembrava già estate in questi giorni, adesso si è retroceduto all'inverno. Ecco, quindi un appello a tutti quelli che gentilmente mi seguono di dirmi se io non sono iscritto al loro canale, perché non è che non mi voglio iscrivere, è che non riesco a vederlo, non seguo la cronaca delle iscrizioni. È un peccato, perché bisogna mantenerci in contatto. Vedo poi che molti non hanno un programma, ma che semplicemente si sono iscritti per ascoltare e iscriversi. Beh, che dire? Io da sempre avrei voluto essere uno scrittore, dai 12 anni, però mi ha sempre demoralizzato il fatto che è difficile trovare un editore che ti pubblichi. E allora non ho fatto niente, non ho scritto molto. Ho sempre letto, pensando di riuscire a trovare quello che dovevo esprimere. Invece è successo il contrario. Più leggevo, meno scrivevo, o volevo scrivere. E poi alle cose che io sentivo, percepivo più che sentire o sapere di dover scrivere, si sono sommate tutte le cose che ho letto, che magari non c'entravano niente. Perché io non scriverò mai come un classico della letteratura. E adesso però mi ritrovo anche tutte quelle cose che fanno parte della mia esperienza, del mio passato, che quando vado a scrivere magari le scriverei. Mi sento un po' Plotino, un po' Buddha, un po' Sofocle, un po' Alceo, un po' Giulio Cesare. Boh. Ah, poi, sempre che posso mando dei messaggi a Travaglio. Infatti, vi ho detto, no, di vedere il mio ultimo video, che do dei consigli a Marco Travaglio, che lo seguo sempre, perlomeno finché l'hanno trasmesso alla Rai. Poi, adesso, ogni tanto lo guardo in internet, ma soprattutto quando legge il giornale. Prima mi piaceva quando leggeva le letterine, era molto bello seguirlo, dico, leggendo le letterine. Però adesso nella 7 non è che lo seguo molto, perché in internet è diverso. La tele ti rassegni a stare 1 o 3 ore davanti alla tele, ma con tutto quello che c'è in internet, i programmi nella 7 durano 3-4 ore. E non ce la faccio a stare col cellulare a guardare 4 ore il cellulare. Invece io aspettavo tutto un programma per sentirlo e guardarlo leggere le letterine, che erano molto belle, perché erano anche, cioè avevano anche un tono strafotente, oltre che diceva la verità. Però adesso, ecco, seguire comunque io avrei voluto anche fare il giornalista dai 12 anni. Infatti mi dicevano, ma tu scrivi 10, 20, 50, 100, non so se 700 articoli, o magari editoriali, e poi vedi che ti pubblicano, ti iniziano a pubblicare e ti danno il patentino da giornalista o da cronista. Beh, avevo cominciato a farlo, però poi mi sono stancato. E poi non mi davano molte risposte, dicevano, vabbè, non ti pubblichiamo, ma continua, è un esercizio. Ma non avevo delle certezze. Ecco, sia mai che fra voi che mi ascoltate non ci fosse qualcuno che vuole pubblicarmi come scrittore, o che gli serve un corresponsale dall'estero. Non so. Sarebbe molto importante avere qualcuno che ti dà una prospettiva distinta delle cose. E poi, ecco, io vorrei sperare che questa volta mi carichi in Spreaker questa trasmissione, che non è nulla di trascendente. Sto in onda da quasi 20 minuti.
qua sono le 18:08. Un momento e vengo. Beh, dicevo, qua sono le 18:08. C'è molto sole perché si va verso la primavera, però c'è molto freddo oggi, 10 gradi. E dicevo, beh, adesso io gli ultimi video in YouTube li carico col cellulare perché si è aggiornata l'applicazione per YouTube e posso direttamente caricare dal cellulare. Escono in risoluzione di 2 megapixel, cioè 360x240. Però tanto se devo parlare davanti al cellulare, non è che, se no perdevo molto tempo caricarlo nel computer, a volte non mi funzionava l'USB 2, devo farlo con USB semplice, poi editarlo, poi il tempo che preparava l'editore il video, poi caricarlo. Invece così parte dal cellulare e in quel formato che è piccolino, ci mette poco tempo a scaricarsi, a caricarsi in internet. Tanto non è che sono molto fotogenico. E poi magari cercherò di fare qualche bel video. Però è comodo il cellulare, caricare tutto dal cellulare, Spreaker, YouTube. Poi avevo intentato fare qualcosa per Vimeo e Dailymotion, però succede che già prendersi cura di YouTube porta tempo. Poi bisognerebbe parlare di tante cose differenti, perché se no non ha senso parlare dello stesso in 3 luoghi. Ah, e poi ultimamente ho trascurato Spreaker, che mi hanno scritto da Spreaker dicendo per favore pubblica qualcosa. Ma anche ho trascurato YouTube perché ho caricato un mucchio di materiale in Google Plus. Se voi andate cercando Saint-Etienne in Google Plus, troverete tutto quello che ho caricato nell'ultimo mese e mezzo, forse 2 mesi. Adesso aspettate un momento. Eccomi di nuovo fra voi, perdonate l'assenza. Dicevo, ho passato molto tempo con Google Plus e ho caricato soprattutto foto, perché io avevo in Facebook caricato delle foto di gastronomia, però vedo che c'è più contatto col pubblico in Google Plus, è più statico Facebook. E poi quello che succede è che ti copiano quello che metti e lo rimettono da qualsiasi altra parte, mentre questo magari non succede o non dovrebbe succedere tanto in Google Plus. Mi piacerebbe iniziare a guadagnare qualcosa per i miei video in YouTube, anche perché c'è un deterioro del materiale tecnologico che uno impiega. Ma poi perché, appunto, fin dai 12 anni volevo essere uno scrittore, e forse tanto Spreaker come YouTube ti consente di ritornare alle origini dell'arte di raccontare, all'epoca di Omero. Voglio dire, forse i libri sono sempre più cari, la gente c'ha sempre meno tempo di leggere, è sempre più stressata, stanca, desolata. E forse non ha soldi da spendere. Però
Lo scrittore è un contastorie in realtà. Si inventa delle cose che possono essere di terrore, di fantascienza, e le racconta. Quindi scrivere è una forma di propagare i propri racconti. Leggerli ad altri, come era in uso nel Medioevo, nell'antica Roma, e quindi interpretarli anche, può anche essere un'altra forma di guadagnarsi la vita. Invece di vendere delle copie stampate, le vai cantando alla gente, come faceva l'autore del Satiricon, che lui, una volta che fu liberto, promosse la sua opera nei salotti buoni dell'aristocrazia, andava a leggere l'opera, e come nell'antica Grecia i fuchi, che erano gli intellettuali e i sofisti che vivevano dei banchetti e delle celebrazioni dei ricchi, che andavano a elogiarli e a cantare poesie e canzoni e ricevevano un premio, tanto il cibo che mangiavano nel banchetto come delle mance da parte di tutti i commensali, così l'Omero dell'epoca faceva, che leggeva la sua Iliade o Odissea, a volte qualche capitolo, qualche paragrafo, la gente interveniva, si modificava in corso d'opera l'opera. Ecco, quindi pensavo, se magari oggi è difficile che ti pubblichino, anche perché pubblicano un mucchio di gente, quindi hanno pochi soldi da invertire, magari qualcuno in internet può leggere le sue storie, come in YouTube, e quando c'ha abbastanza ascolti iniziano a pagargli per ogni visione. È come se uno c'ha un pubblico. Anche i libri digitali sono molto interessanti. Magari non diventi ricco, ne devi scrivere molti. Però oggigiorno con l'editoria tradizionale non è più come una volta, che si potevano arrivare a vendere in un anno 100 milioni di libri di un titolo. Oggi è anche difficile, magari ti pubblicano dalle 1000 alle 10.000 copie in un'edizione piloto e poi rimane così per anni e magari non le vendono tutte le copie, quindi non ti danno milioni di euro, magari non ti danno neanche 1000 euro ogni mese, magari di diritti d'autore ti pagano 1000 euro, stampano 2000 copie, il 50% va al macero. E di quei soldi che guadagnano dicono che devono ammortizzare le spese, che non ricevono più i finanziamenti di una volta. E quindi si guadagna anche poco con i libri normali, diciamo, di carta. E allora bisogna riorganizzarsi. Beh, vi lascio. Questo programma è venuto molto largo. Io non me lo sarei aspettato. Spero che il computer lo carichi, perché dal cellulare vedo che non sempre piglia. E vi ringrazio a tutti, in modo particolare ringrazio ancora la nostra amica Amleta per i suoi complimenti e per seguirmi. E io non pensavo di poter avere un pubblico che mi seguisse sempre. Però faccio del mio meglio per condividere con voi tutto quello che posso condividere, che può essere moltissimo o forse molto poco, non so. Poi ogni volta io non voglio scordarmi le cose o sembrare che le imparo a memoria, però devo prendere un buon quadernino, ne ho tanti, e lì ispirarmi un po' e scrivere, leggere, scrivere prima di fare un programma, perché magari non voglio essere ridondante o parlare poco delle stesse cose ed annoiarvi molto. Però mi stavo immaginando prima, chissà, le 18 e 17 di qua, che cosa starete facendo in Italia, in Roma, mentre mi state ascoltando in questo momento? Che è della vostra vita? Sono le 22 e 17. Alle 22 e 17? Beh, buonanotte. Mi mancano 12 secondi. Addio, gente. Grazie per seguirmi. Ciao.
Amleta.